Ciao, bentornato in un nuovo video di Segema. In questo video molto interessante in questo periodo dell'anno invernale analizziamo 5 problematiche che possono verificarsi sui cancelli, siano essi scorrevoli o abbattenti, e che possono provocare un malfunzionamento. Alcune di queste problematiche sono di semplice soluzione, quindi diciamo alla portata di tutte. Per altri ti servirà un tecnico per risolvere il problema specializzato nel settore automazioni, oppure se tu sei molto bravo manualmente riuscirai diciamo a sistemarlo in proprio. Come sempre ti ricordo che se il video ti piace iscriviti al canale e metti mi piace sotto, che puoi trovare tutti quanti i ricambi, i prodotti che citiamo nel video sul nostro sito shopsegema.it, oppure che se sei nella zona di Roma puoi venirci a trovare direttamente in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino, zona Prattocche, siamo sull'Appia dopo l'aeroporto di Ciampino. Voglio fare una piccola premessa prima di iniziare il video vero e proprio riguardo dei tecnici specializzati che molto spesso scrivono dei commenti sotto i nostri video, perché il linguaggio che utilizzo è abbastanza basico e le spiegazioni sono altrettanto basiche. Questo tipo di approccio è fatto appositamente perché i nostri video si rivolgono al fai da te, non sicuramente all'installatore specializzato che tutte queste informazioni le conosce già. Quindi con una persona che non è del mestiere non posso utilizzare un linguaggio particolarmente tecnico e neanche una spiegazione che vada molto nel dettaglio. Quindi se sei un installatore specializzato e vuoi seguire i nostri video, a me fa piacere, però sappi che la spiegazione logicamente non ti soddisferà. Allora, il primo problema che può capitare riguarda il telecomando. Allora, il telecomando è l'oggetto che ci mette in comunicazione tra noi e la centrale di comando, quindi ogni volta che pigiamo il tasto la centrale di comando riceve un impulso e quindi apre il cancello. Allora, il controllo che possiamo fare prima di tutto, il più banale di tutti quanti, è controllare se le batterie del telecomando sono cariche e quindi si potrebbero misurare con uno strumento, ma visto il costo esiguo delle batterie è molto più veloce recarsi a un tabaccaio o ferramenta, farsi sostituire la batteria e vedere se il telecomando ricomincia a funzionare. Allora, un'altra operazione che possiamo fare per controllare se il telecomando effettivamente funziona è verificare che il LED presente su ogni telecomando, vedete, queste sono marche diverse, BFT, Proteco, questo qui è GBD, hanno tutte quante il LED, magari ce l'hanno di colore diverso, questa è una cosa estetica, però che il LED si accende. Il LED si accende, non è detto che il segnale parta dal telecomando, però insomma più o meno abbiamo una buona probabilità che il telecomando funzioni. Un altro problema che può verificarsi è l'interferenza radio. Ormai i dispositivi radio sono tantissimi, quindi di conseguenza aumentano le interferenze. Non è detto che un telecomando che fino a ieri ha funzionato correttamente domani non funzioni più. Questo perché? Perché magari è sopraggiunta un'interferenza dovuta a un dispositivo che qualcuno, tuo vicino o nell'aria, insomma una frequenza di trasmissione, e stanno oscurando il tuo segnale. Sulle interferenze radio e su come possono oscurare il segnale del telecomando abbiamo fatto un video, lo puoi trovare sempre sul nostro canale. Un'altra verifica molto banale che puoi fare rispetto al problema derivato da un telecomando è verificare se tutti i telecomandi che hai, se ne hai più di uno, non funzionano. Se tutti quanti non funzionano è un po' difficile che tutti quanti i radiocomandi siano guasti, quindi il guasto è da andare a ricercare nel ricevitore radio oppure nella centralina. Se invece hai scoperto che il problema è il tuo telecomando è un BFT o è un FAC, è un NICE, un GBD o un Proteco, puoi acquistarlo sul nostro sito. Noi per nostra scelta non vendiamo i telecomandi compatibili perché siamo dell'idea che un telecomando originale e comunque sia in generale i prodotti originali funzionino sicuramente meglio perché il produttore li ha pensati per quel dispositivo rispetto a un telecomando compatibile. Non esiste un prodotto compatibile che funziona meglio dell'originale, esiste solo il prodotto compatibile che sicuramente costa meno dell'originale. Il secondo guasto che può verificarsi riguarda le fotocellule. Sulle fotocellule abbiamo fatto tantissimi video su come scoprire se una fotocellula è guasta, su come fare la manutenzione, come pulirla, ce ne sono tantissimi sul nostro canale, li puoi andare a trovare. Ti voglio solamente dare un consiglio di manutenzione e di controllo in questo video che riguarda
delle problematiche in generale, la fotocellula deve essere sempre perfettamente pulita. E non parlo solamente della parte esterna, di rimuovere sporcizie eccetera eccetera, ma anche della parte interna, perché all'interno molto spesso si annidano dei ragni, delle formiche che magari possono fare un velo davanti alla lente e quindi non far correttamente vedere il trasmettitore col ricevitore e quindi procurarti un malfunzionamento. Normalmente il malfunzionamento delle fotocellule lo riconosci dal fatto che il cancello si apre ma non si chiude, oppure il cancello funziona in maniera intermittente, cioè a volte funziona, a volte no. Molto spesso questo a volte funziona, a volte no è determinato dalle fotocellule. Terzo problema che può verificarsi sul cancello, la centralina. La centralina è il cuore del sistema, e gestisce l'apertura, la chiusura, i tempi, le forze, nelle centraline più sofisticate, l'antischiacciamento, eccetera, eccetera. E questa centrale è una elettronica abbastanza delicata, considerate insomma che è un piccolo computer che sta all'esterno. I guasti che possono verificarsi sostanzialmente sono di tre tipi. Un fulmine può bruciarla, uno sbalzo di corrente, oppure un animale che si intrufola dai tubi oppure da un coperchio che non chiude perfettamente e quindi può guastare la centrale di comando. Come riconoscerlo? Beh, se la centrale è bruciata, insomma, si vede e si sente anche dall'odore. Molto più difficile è l'errore di logica, cioè un problema magari al microprocessore a fare al cancello delle cose strane. In questo caso effettivamente serve veramente un tecnico che possa fare delle prove lì con delle altre centrali. Quarto problema, il motore. Allora, i motori esistono, battenti, scorrevoli, elettromeccanici, aerodinamici, insomma, ne esistono di diversi tipi. Io per dire ho un elettromeccanico della Proteco e i problemi anche che affliggono il motore sono diversi. La cosa positiva è che per diversi problemi che affliggono il motore noi abbiamo fatto dei video, quindi puoi andare a vedere come capire se il problema è il condensatore, come capire se il problema è l'avvolgimento, ci sono due video separati per questa cosa qua e abbiamo diversi tutorial anche su motori BFT, diciamo come si riparano, se magari sono gli ingranaggi interni, insomma, da verificare. Le tre problematiche principali del motore sono queste qua, comunque l'avvolgimento elettrico, il condensatore oppure la parte di ingranaggi che possono avere un malfunzionamento, una rottura e quindi determinare il fermo della rotazione. Quinto problema può verificarsi sulla meccanica del cancello. Qui dobbiamo fare una distinzione tra cancello scorrevole e cancello a battente. Sul cancello scorrevole devi controllare due cose: le ruote di scorrimento del cancello e quindi che scorrano correttamente, lo puoi fare sbloccando manualmente il motore scorrevole che hai e sentendo, muovendo tu il cancello a mano, quindi sentendo se non hai troppo attrito. Un'altra cosa è sulle olive che normalmente hai sulla piastra di scorrimento sopra, ce ne sono quattro, due da un lato e due dall'altro, devi controllare che effettivamente girino libere, perché questo è teflon, si può consumare oppure si può inchiodare e rimanere fisso e questo provoca un attrito eccessivo. Sul cancello a battente invece una cosa che devi controllare sono i cardini e quindi devi assicurarti che i cardini siano essi fatti in questo modo così oppure siano dei bilici a cuscinetto e girino correttamente. Anche questa è un'operazione molto semplice: sganci il motore dalla staffa anteriore, che normalmente ha o un bullone oppure ha una bobina, una seeker, e lo sganci e muovi l'anta manualmente. Se l'anta si muove bene manualmente non ha attrito, se invece fai fatica addirittura tu a muoverla a mano senza il motore attaccato, allora evidentemente hai un problema ai cardini. In questo caso ti serve necessariamente un tecnico specializzato in automazione oppure un fatto. Spero che questo video ti sia stato utile, ti ricordo di mettere mi piace sotto, iscriverti al nostro canale, venirci a trovare nel nostro negozio fisico sull'Appia, provincia di Roma, oppure di visitare il nostro sito shopsegema.it.